insieme a Revo siamo qua con il nostro Galaxy Tab 10 pollici e in video confronto con il Galaxy Note 10.1, che per ora è il top di gamma della gamma tablet di Samsung. Differenze sostanziali: come vediamo la cornice è stata ridotta moltissimo rispetto ai tab precedenti, in particolare rispetto al Note, soprattutto le dimensioni, come vediamo lo spessore, il Note è abbastanza grande, mentre il nuovo Tab 3 è molto sottile. Questo ovviamente si ripercuote sul peso totale del Tab, che arriva molto ridotto nel Galaxy Tab 3. Altre differenze sostanziali col Galaxy Note, ovviamente la mancanza del pennino, che è solamente esclusiva della gamma Note, quindi non c'entra niente ovviamente con la gamma Tab. Altre differenze è la piattaforma hardware. Ovviamente il Galaxy Note 10.1 è tuttora al top di gamma, quindi monta un processore quadricore Exynos a 1 GHz 4, mentre invece il nuovo Samsung Galaxy Tab monta un processore dual core Intel Atom, che dovrebbe garantire comunque prestazioni ottime e durata della batteria molto elevata. Per ora è tutto, alla prossima.